Benvenuti a questo nuovo gameplay di Call of Duty Modern Warfare 2, secondo episodio. Buona visione! Allora come sta? Sembri uno dei cattivi, perfetto per la tua missione. Makarov è il premio. Makarov non è un premio, è un pazzo assassino, una puttana pronta a darsi a chi offre di più. Lo ricorda la tua nuova identità, ti salverà la vita. Benvenuto alla 141, il gruppo dei migliori guerrieri del pianeta. È un onore, signore, quando conoscerò il resto della squadra. Sono in missione e stanno recuperando un modulo ACS caduto oltre le linee nemiche. Sono a mollo? Direi piuttosto surgelati in questo momento. Cominciamo la missione. Ah, ogni volta che inizierà un nuovo episodio ascolteremo il prologo all'inizio, prima di iniziare il livello. Pausa finita, non ci andiamo. Vabbè, andiamo. Ragazzi, quanto è profondo. Spero di non cadere. Bello, bisogna scalare. Ok, ghiaccio tieni, sì. Arrivo. Si scala. È bello scalare. Però quanto è alto? Oh cavolo, una valanga. Cioè, non una valanga, insomma, mi è caduto del ghiaccio. Perfetto, sono arrivato fino a qua. Dov'è? Eccolo qua. Buona fortuna, ci vediamo dall'altra parte. Ah, bisogna saltare. Ok, fino a lì. Sono pronto, 1, 2, via! Ah. Tranquillo, non mollo! Solo che l'ho perso uno. E adesso? Aiuto! Aiuto! E vai! Meno male che c'era lui o è spazzato. Ok, siamo vicini alla base nemica. Dov'è lui? Ecco qua. Approach, controlla il sensore cardiaco. Potresti vedermi sul quadrante. Sono il punto blu. Qualsiasi contatto non riconosciuto apparirà come un punto bianco. E qua due viti. Però che jet avete visto? Tutto bianco qua. Oh, cavolo. Occupati di quello sulla sinistra. Al 3, 1, 2, 3. Bel lavoro. Se andavo ancora un pochino avanti mi beccavano di sicuro. La tempesta sta montando. Dividiamoci, io terrò d'occhio la situazione con il mirino termico da questo ciglio. Usa la tempesta come copertura per entrare nella base. Aiuto. Ma lui è un fantasma in questa tormenta. Le guardie non ti vedranno finché non sarai molto vicino. Non farti vedere. Hai allertato delle guardie. Io mi dentro. Sei
Che cavolo! Cavolo! Non mi ero accorto che mi avevano beccato. Vabbè, è che colpa mia. Adesso sono un bago del coltello. Si sa che... Non è colpa mia. Sono andato troppo veloce, beh, adesso non mi beccano. Sono un fantasma. Con un camion. Beh, entro qua, non mi vedono. Perfetto, questo non si immagina cosa l'aspetta. Poi questo. Ok, vado là. C'è qualcuno? Mi sembra. È mio. Ecco qua il jet. Che bello. Aspetta, vedo un po' di movimento sulla pista. Sembrano più di una ventina e vengono verso di te. Oh cavolo. E io correre allora. Ecco la stazione di rifornimento. Ci sei? Beh, ho messo l'esplosivo. Sto rilevando altre informazioni sul satellite, aspetta. Fatto, sembra che il satellite sia nell'hangar più lontano. Ci vediamo là, muoversi, chiudo. Ok, arrivo. Che sono di truppe. Ma quella neve... è difficile che mi becchino. Oh cavolo. Perfetto, sono quasi arrivato. Eccomi qua. Però ci aspetto dietro gli hangar all'angolo sud-est della pista. Eccolo qua. C'è qualcuno in casa? Grande. Faccio lavoro con capitano Mark Tavis. Facciamo lavoro, ecco qua il satellite. Va al piano di sopra, credo. Cerca il modulo ACS. Ok, vado. Beh, per fortuna qua non c'è sorveglianza. Eccolo qua, però prima di prenderlo. Va al piano di sopra, cerca il modulo ACS. Vediamo che c'è il computer con i dati, perché in caso di 2-3 c'è, mi pare che bel pozzo, comunque non c'è, quindi lo prendo. Croce, la mia copertura è stata compromessa. Oh cavolo. Di scoprire e non sparare. Ok. Sono il maggiore Petrov, uscite con le mani in alto. Oh cavolo. 5 secondi. Croce, piano B. Cioè? Ah, esplosivo. Guardate questa bomba! Fuoco! Sempre che non mi ammazzano prima. Verso il MiG, ti copro. Ah, quello, ok. Oh cavolo, è esploso adesso. Qualche idea? Ah, non può andare là, ok. Dove? Ah, è... Oppa, sento le fiamme. Oh cavolo, è molto solite.
bastardo con questo dritto, vieni qua. Arrivo. Aspettami. Oh cavolo. Ah, vedo che stiamo seguendo me dietro. Invece era lui che mi stava dietro. Geronimo! Qua è meglio nascosto, qua è meglio ripararsi. Non si sa mai, ecco appunto. Questa, bene, non vi dispiace se la prendo, eh? Bello, vedo la moto slitta! E vado! Ragazzi, adoro guidare le moto slitte! Tranquillo, schivato. Oh, anche l'elicottero ti ci mette. Ci sto dietro. Oh cavolo. Olle. Due colpo solo, sono grande. Salto. Oh, minchia. E ti sei, ragazzi. Aia l'albero. Maledizione. Tutta colpa di quel maledetto albero. Vabbè. Però non sarebbe un bel gameplay se qualche volta non morissi, giusto? Olle, eccomi qua. Questa volta non mi faccio beccare, non mi faccio distare da un albero. No, da un albero sì, ma da una pietra. Ma si può morire così. No, non si può. Ok, eviti, meglio che evito di andare tutto a destra. D'ora in poi vado dritto. E poi a destra. Bella. Tutto, ecco, ci sono. Ah, ok. Si salta. E vai, ce l'ho fatta. Agli ordini, ragazzi, bellissimo. Beh ragazzi, questa puntata finisce qui. Task Force, alla prossima. La GS Allen. Due uomini hanno distrutto un'intera base, ora ti chiederò molto di più. Soldato al fronte, ma oggi i fronti sono roba vecchia, le uniformi sono obsolete. La guerra divampa ovunque e ci saranno vittime. Quest'uomo Makarov sta combattendo la sua guerra senza regole, senza limiti. Non batte ciglio davanti a torture, traffico di umani o genocidi. Non ha una bandiera, un paese o degli ideali da servire. Solo soldi in cambio di sangue. È il tuo nuovo migliore amico. Oh. Meglio che tu non sappia quanto sia costato metterti al suo fianco. Ti costerà un occhio della testa. Ma sarà nulla in confronto a tutto quello che salverete. Ok. Bene, al prossimo episodio.